Uomini e donne, Maria mette il figlio Gabriele sul trono? Ecco un clamoroso indizio. La De Filippi potrebbe aver deciso di concedere suo figlio questa straordinaria possibilità, che è il trono. Sul figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele, si è sempre saputo pochissimo, per una precisa volontà sia del ragazzo, che dei genitori. Comparso in qualche paparazzata estiva assieme alla madre, il ragazzo è decisamente aiutante e frequenta con successo l'università. Il suo, insomma, è il profilo perfetto del tronista di Uomini e Donne, e se fino a oggi questa sembrava un'ipotesi decisamente fantascientifica, oggi, dopo che la Mennoia ha pubblicato una foto assieme a lui, sembra sempre più possibile. Uomini e Donne, Maria De Filippi mette il figlio Gabriele sul trono? Gabriele Costanzo, il figlio adottato da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, sembrerebbe all'apparenza non nutrire la stessa passione della mamma e del papà, entrambi famosissimi, per il mondo della televisione e dell'intrattenimento. Al contrario, il ragazzo ha scelto degli studi e una professione completamente diversi. Eppure la foto, che sta circolando nelle ultime ore, che lo vede nei camerini di Uomini e Donne assieme a Raffaella Mennoia, autrice di Punta del Trono Classico, è decisamente sospetta. Uomini e Donne, un clamoroso indizio stupisce i fan. Molto riservato, Gabriele è attaccatissimo a mamma Maria, e lei altrettanto a lui, ragion per cui di certo, come è emerso da diverse interviste, è sollevata nel sapere che il giovane non è appassionato del mondo dello spettacolo, un mondo pieno di squali, come Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ben sanno, ma che si avvia a vivere una vita normale. Una vita normale, tuttavia, non esclude a priori il trono di Uomini e Donne, soprattutto se, come si mormora, il ragazzo sarebbe tornato single da poco. Uomini e Donne, la foto con la Mennoia e la presunta rottura con la fidanzata. Sulla vita privata di Gabriele Costanzo si è sempre saputo pochissimo, ma se qualche tempo fa era fidanzatissimo, tanto che si mormorava la De Filippi potesse presti diventare nonna, attualmente sembra sia tornato single. E bazzica sempre più spesso le retrovie del programma pomeridiano di sua madre. Vederlo sul trono sarebbe davvero un bel colpo per il programma, visto che Maria è amatissima, e chi avrebbe modo di vedere in diretta le possibili future nuove. A voi piace questa idea, amici lettori?